Torna la notte della Taranta e andrà in scena sabato 27 agosto e porta la firma del maestro concertatore d'Ardasta alle prese con i preparativi da novembre 2021. Un lungo lavoro di connessione tra i linguaggi sarà un viaggio nello spazio e nel tempo, quello dell'edizione numero 25, che parte dal 600, dal barocco. Ci sono anche le sonorità di David Bowie e Samuele Bersani, il cui percorso artistico è un tracciato estremamente libero, così come Elodie e Mengoni, esponenti della musica pop in cui le contaminazioni di genere sono ben evidenti. L'artista internazionale Stromae, che ha fatto del multiculturalismo il suo punto di forza, un elemento di novità quest'anno sul palco del concertone, un importante video wall, quella di Melpignano, rappresenta la tappa finale del festival itinerante iniziato il 4 agosto e che ha coinvolto fino al 25 agosto ben 21 comuni. Qui sono andato proprio libero e questo è stato bellissimo, questo me lo porterò dietro. Essere liberi creativamente, non avere un confine, è molto diverso e è un'esperienza comunque incredibile che devi saper domare. Io farò sempre parte nella mia vita di promozioni di musica di questo tipo, musica antica ma che vivrà per sempre. La vostra manifestazione ne ha 25 e sono almeno 20 anni che speravo in qualche modo che questo potesse accadermi. Perché ho sempre provato una sanissima invidia nei confronti dei colleghi che ci riuscivano. Mi è capitato tante volte di vedere La Notte della Taranta in TV e mi sembrava proprio, come posso dire, quasi ingiusto che non mi fosse ancora capitato.